Il comune di Stornare è ufficialmente gemellato con l'isola di Procita, un'unità di intenti fondata sull'operato dell'associazione Italy Carbon Free e su due pilastri principali, quelli della transizione ecologica e quella della promozione del turismo. Infatti, Procita sarà capitale della cultura europea 2022. Abbiamo ascoltato i protagonisti di questa nuova unità di intenti che porta le due città sullo stesso piano. Sono molto emozionato ad essere il sindaco di questo comune che io amo. È nato dal progetto ambientale, con la tematica ambientale, e quindi questo progetto che abbiamo sposato sia Procida che noi, da qui è nato il gemellaggio, che quindi non è più solo cultura, tradizione, ma è anche tematica ambientale. Intanto il primo progetto è questo qua che noi stiamo portando avanti. Noi stiamo anche puntando al terzo punto che ci vedrà anche Stornare città d'arte, e non avendo niente, né monumenti né storia, per noi è un grandissimo risultato. Il primo comune che ha risposto in modo identico a Procida, con uguale entusiasmo, è stato Stornara. Da qui poi è venuta l'idea di andare a trovare tradizioni, storia, cultura, in considerazione anche di Procida Capitale della Cultura. L'amministrazione di Stornara si è battuta tantissimo, ci teneva tantissimo a questo gemellaggio, che per noi è stato importante perché sono due comuni con magari tradizioni simili, storie simili, cose che le accomunano, ma che si sono accomunate soprattutto in questa sfida che è la transizione ecologica. Sono due amministrazioni che hanno capito che in questo momento il volano, il vettore migliore per una ripresa economica è la transizione ecologica e soprattutto pensare al benessere dei cittadini, che è la cosa più importante. Il traguardo è molto alto, diciamo che è il risultato di un lavoro portato avanti da 10 anni, faceva parte di un grande progetto e oggi l'abbiamo realizzato, che sia l'inizio di una crescita culturale, sociale ed economica, poiché le due realtà, Stornara e Procida, condivideranno insieme progetti culturali e anche sociali. È una grande, diciamo, conquista per il nostro paese, ma soprattutto per le future generazioni. Abbiamo tracciato il percorso affinché le nuove generazioni possano migliorare il mondo.